eccoci qua, ciao a tutti. Finalmente iniziamo a fare video sulla vinificazione. Dai, me l'avete chiesto anche in molti, mi fa molto piacere. Quest'anno ci sono tutte le condizioni per fare un vino come si deve. Io mi sono beccato il Covid, oggi è il venerdì 1 di ottobre. Mi sono beccato il Covid ai primi di settembre e l'ho passata abbastanza bene. Fortunatamente sono vaccinato, quindi diciamo ho passato 18 giorni con lievi sintomi. Adesso sto bene e quindi posso vendemmiare. Questa è la mia cantina, la nostra cantina in realtà, la cantina di famiglia. E non è molto grande, è piccolina, però c'è tutto quello che serve. Quindi dai, incominciamo a fare il video della vinificazione, iniziando insomma con i passi classici, con la vendemmia e anche con qualcos'altro. In realtà prima della vendemmia abbiamo fatto una cosa che è molto importante. Abbiamo fatto il piede di fermentazione e vi dico cos'è. Allora, questo è il contenitore dove ho fatto il piede di fermentazione. Questo è un contenitore dove prima facevo la birra. Mio cognato ha tagliato una cassetta di uva e l'ha messo in questo contenitore da 30 litri, ho fatto circa 20 litri di mosto, che sta lentamente fermentando appunto, con questo io creo i lieviti per un eventuale inoculo qualora la fermentazione spontanea non dovesse partire. Questa è stata raccolta mercoledì, quindi avantieri, oggi è venerdì, o venerdì 1 ottobre, e quindi tra l'altro si vede qualche cosa già, magari si vede se fermenta. Non è ancora proprio tumultuosa la fermentazione del piede di fermentazione, però qualcosa si è già visto. Comunque, insomma, cosa faccio? Metto qua sopra un telo per proteggere dalla polvere, ma soprattutto perché questo telo poi si riempirà di lieviti che durante la fermentazione verranno portati sulla superficie del telo dall'anidride carbonica, quindi è dall'alcol che starà evaporando, e quindi si riempiranno questo telo che poi utilizzerò nel fermentino. Qua ci sono un paio di damigiane del Pinot Noir che stiamo fermentando, che abbiamo fatto fermentare e adesso dobbiamo svinare. Come si può vedere, dopo aver fatto, rispetto al video di prima, ho agitato la massa, ho fatto anche un rimontaggio, quindi ho preso il mosto dal rubinetto, tramite un boccale e l'ho riversato sopra, ho arieggiato i lieviti e adesso, se potete vedere rispetto all'immagine di prima, che il cappello si è sollevato. Cosa significa? Significa che il piede di fermentazione sta fermentando. Adesso proviamo a stare zitti e vedere se si sente il rumore della fermentazione. Beh, non so se si sente. Comunque, se la avete sentito, sappiate che sta fermentando bene, per cui insomma è una bella. Il piede di fermentazione sta partendo alla grande. Ripeto, questo qua verrà inoculato nel caso in cui la fermentazione spontanea, che dovrà avvenire in questo tino, non dovesse partire, ma non ho dubbi sul fatto che questo telo, che si riempirà, che si è già riempito di lieviti con la precedente fermentazione del Pinot Noir, farà partire automaticamente la fermentazione, spontaneamente. Ecco qua, cassette pronte, sciacquate e pronte per essere utilizzate fuori strada per caricare le cassette. Tra un po' si parte. Leonardo? Sì. Era me? Sì, è un video.
L'uva è molto bella, è sana. Mio cognato ha misurato la zuccherina qualche giorno fa ed era circa 22, così almeno mi ha detto. Quindi insomma, verrà un vino un po' robusto. Comunque vediamo un pochettino, tra un pochettino, vediamo un po' quanto sarà. Certo, la vigna, come vedete, ha sofferto un po' la siccità, ma qua siamo in asciutto, però è una vigna sana. E chiaramente, avendo, si vede la chioma, insomma, a parte qualche scottatura, però la vigna comunque è sana e anche l'uva è molto sana. Non ci sono accenni né di peronospora né di oidio, botrite o qualcosa del genere. Quindi insomma, sembra una buona annata. Bella, tata. Sì, è bella. Se ne vuole uva? Uva bianca? Mm-hmm. Dopo, come andiamo? Sì. Ciao, amore. Ciao, Titania. Buongiorno. A me muha. E poi ci mettiamo un pallino come fanno con i bambini, no? Così non ti vedono. Sì, dai, bello, così è primo filare. Sei conciata bene, sei conciata bene. Sì, 6 gennaio. No, assolutamente. Il paese. Babbo, mi ha fatto di meno. Cugino Franco. Aspetta, ciao tata. Sì, mi sa che questa. Guarda come c'è Gigi. L'uva, Gigi. Ok. 17 cassette. E mo pesiamo. Lo vedo, vedo. Ci sei? Sì. Oh, è in libera, aspetta. Magari ti metti in mezzo, zio. Quello è pesante. 21. No, perché Gigi è se stanco, quindi man mano che prende no, è sempre più. Beh, pesanti sono. Non è che pesano. Non è che pesino poco le cassette, eh. Anche 15 kg non è mica poco. Oh, ma no, si sta, va in. Cambia la televisione. Ok. Sistemato il cuppo o il tino. Siamo pronti per macinare.
uva macinata, sono circa 3 quintali e 20, diciamo 3 quintali abbondanti di uva. Adesso misuriamo la zuccherina e il pH. Misuriamo la zuccherina. Abbiamo prelevato un campione di mosto. Il colore è molto chiaro. L'uva è appena stata macinata. La misurazione dice allora 20 e siamo praticamente a 22. Guarda un po' si inquadra l'albero, guarda lì, non si vede benissimo. Aspetta. Ok, adesso va perfettamente a fuoco. Ok, praticamente 22. Praticamente 22, quindi 22 gradi di zuccherina. 22, sì. 22. Adesso misuriamo il pH. 22? 14 gradi abbondante, 12 e mezzo. Questo è un pH metro che abbiamo già testato, quindi abbiamo calibrato. Più o meno va bene. Adesso facciamo, riprendiamo un altro po' di mosto. Un bicchiere di mosto, diciamo. Un bicchiere da birra, tra l'altro. Una punta. E vediamo quant'è il pH. Ora si inquadra? Ah, perfetto. Non si vede bene. Guarda un po'. Si vede? Sì. Quant'è? 3,39, 3,4, 3,40 praticamente. 33,6. 33,6. Ah, bene. Quindi una bella acidità. Ottima acidità. Ottima acidità. Molto... 25,1 di gradi. 25 gradi di temperatura. Questo pH metro è testato per 25 gradi di temperatura, quindi la temperatura è perfetta. 36, un mosto acido, bello acido, con 22 gradi di zuccherina, quindi ci sono tutte le condizioni per un'ottima fermentazione. Per cui, se la fermentazione non parte da sola, anzi, adesso facciamo una cosa. Ci dovete spostare. Cos'è? Non lo subito. Cos'è, Bab? Adesso lasciamo a macerare almeno 24 ore. In modo che venga estratto il colore, perché la macerazione a freddo e comunque insomma il colore viene estratto nelle prime fasi di macerazione dell'uva. Se dopo 24 ore, anche 48 ore, si può lasciare anche 48 ore a macerare per estrarre il molto colore, non parte, aggiungiamo il piede di fermentazione. Però nel frattempo noi copriamo il mosto con questo telo, che è un telo che era prima stato riposto in cantina, che quindi si è riempito bene di lieviti indigeni, e poi è stato utilizzato per coprire il piede di fermentazione. Quindi di fatto questo mosto è carico di lieviti che aiuteranno la partenza della fermentazione. Se non dovesse partire, aggiungiamo il piede di fermentazione, ma non ho dubbi che nel giro di pochissimo la fermentazione partirà. In realtà, rifacendo la misurazione, abbiamo visto che c'è una vespa, che siamo a 20 abbondanti, 21, non 22. Quindi 21 di zuccherina e abbiamo detto 3,37 di pH, ottimo. Bello acido, un alcol non troppo elevato, insomma ci sono tutte le condizioni per un'ottima fermentazione.